gli disse: «Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e lo osservano». Il testo di oggi, per essere compreso meglio, va collegato al versetto precedente che dice: «Mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: "Beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti". Quella donna dichiara beata Maria, la madre di Gesù, perché è stata a contatto con lui. È come se, guardando un ragazzo in gamba, serio, onesto, dicessimo: "Beato chi se lo sposa". In queste parole, però, non stiamo benedicendo la sua futura sposa, ma gli riconosciamo qualità importanti. La beatitudine pronunciata da Gesù, allora, ci vuol dire che la più grande benedizione non è conoscere Gesù in senso fisico, come in quel caso, o a livello intellettuale oggi, ma la vera benedizione è avere un legame speciale con Lui, avere Cristo nel nostro cuore. E Gesù aggiunge che la completezza del cristiano non si soddisfa solo con l'ascolto della parola, ma questo va associato alla sua osservanza, il suo rispetto. In altre parole potremmo dire: dalla teoria si deve passare alla pratica, altrimenti non serve a nulla la prima. Ma perché Gesù ritiene importante ricordare il giusto uso della parola di Dio da parte dell'uomo? Perché già ai suoi giorni c'era chi, potremmo dire, predicava bene e razzolava male. I dottori della legge, i teologi, conoscevano molto bene la legge, gli scritti dei profeti, erano pronti a sentenziare giudizi sulle vicende altrui, ma non avevano compreso cosa volesse dire la parola stessa. E questo stesso rischio è vero oggi come ieri. Mi è capitato di conoscere persone che conoscono molto bene la Bibbia. Ricordano a memoria testi completi di libro, capitolo, versetto, e ammetto che qualche volta ho anche invidiato la loro memoria, perché invece non ne ho. Non riesco sempre a ricordare un versetto completo di tutti i suoi riferimenti. Ma poi, guardando queste persone, spesso notavo che la conoscenza della parola e l'osservanza della stessa non andavano di pari passo. La religione della Bibbia non può rimanere chiusa tra le copertine di quel libro. E allora, visto che le grandi benedizioni sono riservate a coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio, oggi domandati: osservo la sua parola? Sottometto a lui ogni mia iniziativa, ogni mia attività, ogni relazione con gli altri? Solo a questa condizione sarai tra i più benedetti del mondo. E buona giornata a tutti.